già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Hanno cantato a squarciagola a casa mia dell'artista Gali per ricordare a tutto il quartiere, quello di Saione, il più popoloso e multietnico della città, l'importanza della condivisione e della ricchezza della diversità. Casa mia, casa tua, che differenza c'è? Così è iniziato l'anno scolastico al plesso Masaccio. Questa scuola è una scuola frequentata da bambini che provengono da tutto il mondo. E quindi ci sembrava bello far cantare a tutti gli alunni della scuola primaria Masaccio questo testo, perché diciamo che è rappresentativo anche di loro, che con le loro famiglie hanno viaggiato per trovare una casa nuova in un paese che non conoscevano. E quindi ci è sembrato bello anche poter parlare di inclusione. In questa scuola noi facciamo molti percorsi di inclusione, a cominciare dall'insegnare in modo attento quella che per loro è la seconda lingua, quindi per fare in modo che stiano, che vivano qua sereni, senza tante difficoltà e possano stare tutti insieme. Il plesso inoltre ha deciso di adottare il metodo Bortolato sia per l'insegnamento dell'italiano che della matematica. Si tratta di un metodo analogico che permette, tramite l'associazione di immagini, l'apprendimento. Abbiamo adottato i libri di testo del metodo Bortolato, hanno svolto le maestre una formazione nella scorsa primavera per essere pronte ad accogliere i bambini con questo nuovo metodo di insegnamento. Punto di forza del metodo è che adotta fa un sistematico utilizzo di esempi concreti nell'approccio ai concetti astratti, e questo ci consente di rendere più vicine alle possibilità di apprendimento dei bambini, tutti i bambini, in particolare anche dei bambini che hanno ancora qualche difficoltà con la lingua italiana, i concetti che devono essere affrontati sia per l'italiano che per la matematica. Crediamo molto in questa scommessa e siamo convinti che ci aiuterà a rispondere in maniera nuova e moderna alle richieste e alle necessità di questo istituto.